intanto entra Firullo in gabbia, angolo rosso. Nell'angolo blu lo sfidante José Antonio Ibáñez. Ed eccolo, Antonio Ibáñez e Spagna versus Federico Firullo. Ed ecco Ibáñez, vediamo la sua entrata. Ok, tutto pronto? Partiti. Subito prende l'iniziativa Firullo, ma Ibáñez non la lascia dire e prende adesso lui l'iniziativa, ma viene messo spalle alla gabbia. Mentre Firullo cerca di agganciare le gambe di Ibáñez, portarlo in takedown. Prova il takedown, ma attenzione, si difende Ibáñez controllando l'iniziativa di Firullo. Firullo controlla le gambe di Ibáñez, adesso però Ibáñez si rialza dando delle ginocchiate ai danni di Firullo. Viene messo nel frattempo spalle al muro, Firullo prende l'iniziativa, Ibáñez, ma riesce a trovare la schiena di Ibáñez e Firullo. Sono in una fase di trovare il varco entrambi. Ibáñez tiene il collo di Firullo, il quale Firullo prova a bloccare con la gamba destra la gamba di Ibáñez. Attenzione alla ginocchiata di Ibáñez. Si staccano i due atleti e ripartono dal centro in piedi nella fase striking. Low kick da parte di Firullo. Prova un gancio destro, andato a vuoto. Firullo prova diretto sinistro, diretto destro. Attenzione all'iniziativa di Firullo ai danni di Ibáñez, che adesso Firullo un'altra ginocchiata, ma si staccano e ripartono dal centro con l'iniziativa di Ibáñez, che porta, attenzione, ok, perde il paradenti Firullo. Adesso Ibáñez prende l'iniziativa con una serie di diretti, prova a difendersi Firullo, il quale però viene agganciato al collo e Ibáñez lavora di ginocchiate al viso di Firullo. Ancora un'altra ginocchiata, si libera però Firullo e si inseguono entrambi per trovare la presa, ma adesso è Firullo che porta con le spalle alla gabbia Ibáñez, il quale però lavora di difesa. Intanto però Firullo da una ginocchiata al quadricipite sinistro di Ibáñez. Questa è una fase tanto di studio, bisogna trovare lo spazio del proprio avversario per portarsi in una posizione di vantaggio. Esce ed entra in gomitata Firullo, però si allontana, adesso prende l'iniziativa con un low kick Ibáñez, il quale viene trascinato giù da Firullo, ma non è in totale controllo Firullo, perché Ibáñez comunque riesce in qualche maniera a difendersi, però pian piano sta cercando di trovare i blocchi, il collo Ibáñez a Firullo, il quale si porta in posizione di side guard. Attenzione, è una posizione di vantaggio, blocca però le braccia di Firullo Ibáñez per non farlo lavorare. Attenzione Fiume, attenzione Firullo, cerca di martellarlo, adesso ancora è in controllo Firullo, il quale
rifiata un pochettino prima di, ecco, piano piano sta cercando la montata, i danni di Banez, il quale adesso è in montata, attenzione, è in montata Firulla, adesso ha due braccia, riesce a schivare i colpi Banez da una posizione nettamente di svantaggio, ma attenzione alla possibilità di un triangolo al collo da parte di Firullo ai danni di Banez. 10 secondi alla fine del primo tempo, deve resistere Banez in una posizione di svantaggio, carica il destro, poi sinistro, destro, e fine del primo round. Riesce a concludere il round Banez in una situazione di svantaggio. Ultime direttive da parte dei coach, cercano di far recuperare i propri atleti. Intanto entra la ring girl che segnala il secondo round. Firullo, angolo rosso, Banez, angolo blu. Partiti per il secondo round. Gli atleti vanno al centro, prende l'iniziativa Banez, ma risponde con un diretto destro. Firullo e ottiene un takedown ai danni di Banez. Adesso Firullo inizia a martellare Banez. Ancora con il destro. Firullo sul viso di Banez in posizione di sides guard. Ancora lavora Firullo, blocca, cerca di nuovo di avere la totale montata, eccolo, ed è in montata Firullo, posizione totale di vantaggio da parte di Firullo a danni di Banez, il quale deve in qualche maniera difendersi. Adesso con il gomito schiaccia il viso di Banez, adesso a due braccia colpisce in maniera inesorabile Banez, il quale prova a difendersi in qualche maniera. Deve reagire Banez, deve reagire. Non può stare a subire, deve reagire in qualche maniera. Gomitate da parte di Firulli, ancora tutta iniziativa di Firulli, il quale lo va sta martellando, e vince Firulli! Vince per TKO il angolo rosso, Federico Firullo!